Salve, sono il dottor Pierluigi Pallotto, responsabile della gastroenterologia presso la clinica Villa Pia, struttura polispecialistica privata accreditata. Il cancro del colon è una patologia molto frequente. Vengono colpiti in misura uguale sia gli uomini che le donne. In passato la diagnosi veniva fatta prevalentemente nell'età avanzata, mentre da qualche anno si è visto che la patologia si sviluppa anche in età molto più giovanile. Le cause della malattia sono attualmente ancora sconosciute. Molta importanza si dà a quello che noi chiamiamo lo stile di vita, quindi molto possiamo fare in campo di prevenzione primaria. Così per esempio si sa che una dieta molto ricca di frutta, di vegetali, un'attività fisica regolare sono fattori che ostacolano la comparsa del cancro del colon retto. Al contrario, un'alimentazione molto ricca di carni rosse, molto cotte soprattutto, un'alimentazione molto ricca di cibi in scatola, di salumi insaccati, il fumo, l'alcol, una vita sedentaria, sono tutti fattori che aumentano il rischio di ammalare di cancro del colon retto. Il motivo per cui il cancro del colon retto ancora oggi è caratterizzato da una mortalità troppo elevata è che la diagnosi viene fatta troppo tardi, cioè quando la malattia non è più circoscritta, localizzata all'interno del colon, ma ha dato purtroppo segno di sé a distanza con la comparsa delle cosiddette metastasi. E in altre parole, malgrado tutti i grandi progressi che sono stati fatti in campo della chirurgia, che è diventata sempre meno invasiva, tutti i progressi che sono stati fatti in campo di terapia oncologica, con lo sviluppo di farmaci sempre più selettivi e sempre più caratterizzati da pochi effetti collaterali, ancora oggi si muore troppo per cancro del colon retto. Abbassare, diagnosticare precocemente la malattia significa abbassare la possibilità di morire del cancro del colon retto. La cosa molto interessante è che il cancro del colon non si sviluppa in maniera brutale, in maniera rapida, ma si sviluppa a partire da piccole escrescenze, da piccole formazioni che crescono all'interno dell'intestino e che si chiamano polipi. Ma la cosa ancora più interessante è che ci vuole un periodo di tempo variabile dai 5 ai 10 anni perché un polipo possa trasformarsi in un cancro. È evidente allora che un periodo così lungo di tempo ci dà la possibilità di agire, di fare molto per la prevenzione. Cioè molto possiamo fare nel campo della prevenzione secondaria. E i modi per fare una prevenzione secondaria sono diversi. Uno di questi, per esempio, è il test del sangue occulto nelle feci. Un test molto facile, ripetibile, con cui si cerca la presenza di tracce di sangue nelle feci che il paziente ovviamente non si rende conto di avere. È un test molto facile, però ha dei limiti. Per esempio, il presupposto fondamentale perché venga positivo è che la lesione eventuale presente nel colon ovviamente sanguini nel momento in cui si fa la raccolta delle feci, e questo non è sempre vero, anche se il campione viene raccolto in più giorni. In più, quei piccoli polipi di cui accennavo prima non sanguinano mai, quindi avere un sangue occulto negativo non esclude in maniera automatica la possibile presenza di cancro o di lesioni all'interno del colon. E allora l'esame fondamentale che ancora oggi è importante nella prevenzione secondaria è la colonscopia. La colonscopia che può essere parziale o meglio ancora totale. La colonscopia è un esame attualmente ben tollerato perché viene fatto in sedazione superficiale, ma meglio ancora profonda, consente infatti di diagnosticare dei cancri del colon in forma iniziale o ancora di più dei polipi del colon che possono essere anche asportati durante l'esecuzione dell'esame senza dover ricorrere alla chirurgia. Grazie per l'attenzione, ci vediamo ai prossimi video.